Gianni Colacione per Libri TV, oggi 5 febbraio 2019, in compagnia di Blanca Bricegno, questa puntata di Voci Transnazionale. Grazie Blanca di essere di nuovo qui con noi, è un po' di tempo che mancavi. Blanca Bricegno ormai la conoscono tutti coloro che ci seguono, la nostra amica India, come spesso la chiamiamo, che è una attivista per la libertà in Venezuela, fondatrice e animatrice del gruppo Aresven, di opposizione ovviamente al potere di Nicolas Maduro e anche da prima di opposizione al chavismo, che è imperversa in Venezuela da parecchio tempo, e possiamo ormai dirlo con chiarezza, lo ha contribuito ad affamarlo non poco, ad affamare questa comunità che insiste su un paese di per sé ricco di risorse, però in qualche modo non si capisce perché la comunità, appunto, che vi abita sostanzialmente muore di fame, muore di stenti, muore di privazioni sanitarie e anche di violenza, perché adesso parleremo di ciò che sta accadendo in Venezuela, ma dobbiamo dire che la situazione del controllo dell'ordine pubblico, della sicurezza personale, individuale, insomma, è molto precaria da tempo, da parecchio tempo, per tutta una serie di vicissitudini, non ultime anche i bisogni, diciamo, materiali, fisici, alimentari e così via. Poi c'è anche un discorso che per questi motivi si inserisce, che è quello di fuga dal Venezuela di molte persone nei paesi limitrofi. Ecco, con Blanca cerchiamo un pochino di dare aggiornamenti sulla vicenda attuale, cioè questo tentativo di consumato o meno, poi bene definiremo la cosa, di avvicendamento al potere di Nicolas Maduro da parte di Juan, credo che si dica, Guaidó, Juan Guaidó, che è presidente dell'assemblea che si è autoproclamato in qualche modo presidente ad interim al fine di poi realizzare appunto delle elezioni presidenziali, questa volta insomma in qualche modo affidabili, democratiche per quanto possibile, per un presidente legittimo. Ecco Blanca, come sempre, che mi sembra che sia il caso appunto di partire da questo, anche questa volta da questo dato, cominciamo a dire che cosa accade in Venezuela, cosa sta accadendo alla popolazione. Ecco, c'è stata un'escalation, se possibile, visto che già la situazione era abbastanza drammatica, della violenza in questo paese, in questi giorni, perché quando ci sono gli avvicendamenti di regimi, in qualche modo ci si aspetta sempre un bagno di sangue, perché poi ci sono le ritorsioni, le violenze politiche e così via. Ecco, questa fase è già avvenuta, oppure potrebbe essere, speriamo che che non si realizzi. Va bene, grazie Gianni. Allora spiego agli amici che non ci hanno ancora ascoltato prima e ai nuovi ascoltatori di Liberi.tv che Aresven vuole dire Appoggio Internazionale alla Resistenza Venezuelana. Noi siamo nati come un gruppo di preghiera cristiana per il Venezuela e ci siamo trasformati in una configurazione sociopolitica sempre propositiva e non violenta. Sicuramente oggi c'era un deputato dei pentastellati che diceva che lui non voleva un versamento di sangue nel Venezuela. Forse non è informato che di versamento di sangue, con un olocausto, come le abbiamo sempre chiamato da questo eccellente spazio libero di parola che è Liberi.tv, un olocausto, uno sterminio, un holodomor, sterminio per fame, alla sanità, denutrizione, povertà, miseria, morte. Quindi forse non sa che siamo già a 500.000 persone cadute, assassinate sotto
sottoterra e quindi quel sangue clama libertà. Indubbiamente in più si aggiungono i malati dei reni, i malati, i bambini, le persone con cancro, eccetera, perché il regime usa potentemente le due armi fondamentali per la sopravvivenza di un essere umano, quindi l'alimentazione e la salute. Sono armi politiche che sanno utilizzare molto bene perché l'esperienza sin da Stalin, passando per Mao Zedong, solo per nominare solo due, non perdiamo tanto tempo in questo, è all'ordine del giorno. Indubbiamente in questo momento, quindi il versamento di sangue non si è mai fermato. Sono già più di 60 le persone assassinate in questi giorni e sicuramente sono tante le verità occulte, nascoste e soprattutto con pietre che fortunatamente non sono lapidarie perché noi li stiamo alzando per denunciarli. Quindi non è, probabilmente non è molto corretto dire che Juan Guaidó è un presidente autoproclamato per il semplice fatto che l'Assemblea nazionale del Venezuela, eletta nel 2015, sul quale tema abbiamo fatto un programma su Liberi.tv, è stata scelta con una maggioranza dei partiti dell'opposizione. I quattro maggiori partiti che qualcuno quando scrive, i commentaristi politici del Venezuela scrivono un G4, loro hanno accordato di fare ogni anno a turno la presidenza. Quindi il turno toccava a Volontà Popolare, Leopoldo López a carcere, El Casa per carcere, quindi questo giovane che è un sopravvissuto della Aguada della Lavinia, come lo direte voi, è successa alla Guaira in una domenica in cui si sapeva che stava per esplodere un disastro maiuscolo ecologico, e il signore Chavez aveva deciso di non proteggere la popolazione perché doveva avere delle elezioni lì, aveva ovviamente una garanzia di voti. Quindi questi sono crimini di lesa umanità. Questo ragazzo è un sopravvissuto di questo fatto, ha partecipato anche nelle marce, nelle barricate che gli studenti hanno fatto, che è stato anche ferito, ma oggi è stato appunto per turno. Lì è toccata la presidenza, però sono quei momenti in cui la storia e la vita personale o i momenti apparentemente casuali, che non sono bensì causali, si coincidono, si intersecano. E l'articolo 233 della Costituzione venezuelana sapete che lo chiamo l'insepolto Chavez, dice che al momento in cui il 9 gennaio alle 24:00 ed è caduto il signor Maduro, l'illegittimo d'ora in poi, lui il giorno 10 gennaio alle 00:00 secondo era sostituito perché c'era un vuoto temporaneo di potere dal presidente dell'Assemblea nazionale. Quindi da Juan Guaidó, presidente provvisorio per portare il paese a nuove elezioni nell'arco di 30 giorni. Nel Venezuela però c'è anche nella sua Costituzione, che è proprio stata fatta da Chavez a sua misura completamente, l'articolo 70 che dice che si può convocare, il popolo può convocare a cabildi aperti, dove però le decisioni che si prendono sono di carattere rilevante, a differenza di ciò che succede col Parlamento europeo e il sostegno che ha dato completamente alla sua presidenza. Quindi questo è il fatto. Che ci sia versamento di sangue, oltre a quello che già c'è stato, oltre ai nostri eroi che abbiamo
ai quali abbiamo reso omaggio qua per questo Liberi.tv, indubbiamente ci saranno, è difficile immaginare che non ci sarà uno in più a partire da questo momento in cui parliamo, anche perché, come abbiamo detto tempo fa, ci si aspetta ancora un regime di orrore e terrore. Avevamo detto nella chiusura di uno dei nostri programmi che mancava ancora attraversare il tunnel nero di questo mostruoso regime, e avevamo pure detto che probabilmente da un punto di vista cristiano le famiglie dovevano raccogliersi nelle loro case in questa preghiera per questa nuova Venezuela che, come tu sai molto bene, Aires Ven ha sempre annunciato, nata l'8 ottobre del 2012 in una orizzontalità di concezione. Quindi, però, chiamare a elezioni anche 30 giorni, oppure i famosi 8 della signora Mogherini, che sappiamo che non solo è una vetero o paleocomunista, bensì molto amica dell'Iran, quindi è stata una mossa straordinaria proprio per disautorare e forse decapitare ciò che nel Venezuela oggi si chiama la Quarta Repubblica, che è ancora rappresentata dall'unico organismo legittimo che ha vita nel Venezuela, e comunque so legittimo, mettiamolo fra virgolette, che è l'Assemblea Nazionale, più l'altro legittimo Tribunale Supremo di Giustizia, che abita all'estero ed era stato nominato da loro. Perché poi loro convalidano e non convalidano elezioni a seconda le opportunità. Chiedere all'illegittimo signor Maduro che convochi elezioni vuol dire semplicemente dargli il gigantesco riconoscimento che è lui il presidente. Questo solo può stare nelle mani di tutta questa sinistra estrematamente ideologizzata, io non so come chiamarla, perché a forza di dire tutti uguali, tutti liberi, tutti quali, fanno esattamente non solo l'opposto, ma non hanno goccia di commiserazione per quello che sta succedendo nel Venezuela. Solo pensa alle madri di tutte queste persone assassinate, le loro famiglie, calcola 5 persone, l'abbiamo già fatto una volta questo esercizio. Allora, non è possibile concepire che il nostro futuro nei bambini denutriti che muoiono di fame è stato derubato come viene derubata la memoria nostra storica con ogni anziano che muore perché non ha né medicine né da mangiare, o con ogni adulto dove viene depredato il paese della sua forza produttiva. Bene, questi tre elementi sembra che non possano esistere. Sicuramente loro avranno un summit per decidere con il signor José Mujica o con chi sarà, che hanno espulso Almagro dal loro partito perché non era sufficientemente convinto che il regime di Maduro fosse proprio la prosecuzione del sogno di Fidel Castro, che era semplicemente, lo abbiamo detto diverse volte qua, un giorno ci saprà che è stato un trafficante di esseri umani, è stato un contrabbandiere di petrolio, di armi, di droghe. E non di meno la dichiarazione del già defunto presidente del San Salvador in un summit dell'Organizzazione degli Stati Americani gli ha tolto la parola e gli ha detto: lei non parla qui perché non lo autorizziamo, perché lei si è inventato e ha realizzato nella guerra tra Salvador e Nicaragua i bambini della guerra. Lui a Somalia e ovunque in questo momento. Io ti devo dire che questa notizia non è uscita ancora, io non l'ho sentita. Qui può darsi che ci siano giornali che io non ho a disposizione, in dove si sia detto che il signor Maduro, illegittimo, ha iniziato a sequestrare
bambini, adolescenti e ragazzi per chiamarli alle armi. E queste sono politiche ovviamente molto consigliate dai terroristi islamici presenti nel Venezuela, amici suoi palestinesi, Hamas e Hezbollah, a cui non interessa, ma non bisogna mai dimenticare che Fidel Castro l'aveva praticato prima di loro, questa situazione. Beh, sì, sono parole abbastanza pesanti queste qui. Cerchiamo di dare un panorama un po' a me sembra abbastanza caos a livello internazionale, un po' come si pone la questione internazionale su questa vicenda, cioè i vari soggetti internazionali. Allora, Trump mi sembra che è stato tra i primi a prendere, diciamo, le parti di Guaidó, addirittura senza tranquillamente. La prima cosa che gli hanno chiesto, ovviamente, era quello se si prevedesse un intervento militare, e lui ha detto che non è una cosa da escludere. L'Europa, appunto, che tu citavi, in qualche modo anche lì è una situazione abbastanza confusionaria, se così possiamo dire, perché ci sono stati 8 paesi: Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Svezia, se non sbaglio, ho forse dimenticato qualcuno, ma sono questi qui che hanno subito, c'è stato il famoso, diciamo, ultimatum di 7 giorni a Otto. Maduro per intimargli ma queste sono state iniziative, diciamo, dei singoli stati. Poi ci sta la Mogherini, che è rappresentante verso gli esteri, sulla questione degli esteri europea, che appunto ha organizzato un gruppo di contatto e si è, diciamo, dichiarata favorevole a una transizione verso un processo politico che sia pacifico. Questo gruppo di contatto dovrebbe riunirsi, appunto, in Uruguay, sotto, diciamo, la legge in qualche modo di Velázquez. Non parteciperà a questo gruppo l'ONU. Ovviamente ci sarà il presidente uruguaiano, ed è appunto far emergere e promuovere le condizioni perché emergano delle elezioni libere. L'Italia, che parte un pochino di questa situazione poco chiara, per usare un eufemismo, europea, ha un governo che è diviso da una parte tra chi non riconosce Guaidó, anche se non si schiera apertamente per Maduro, e parliamo dei 5 Stelle, e invece Salvini, che ha detto che comunque Maduro è un cioè va delegittimato in qualche modo, e non solo, ha anche detto che l'Italia sta facendo una brutta figura. Il Cremlino, che pure, insomma, una parte, è contro ogni tipo di ingerenza, e questa, insomma, è una cosa abbastanza importante, perché che cosa accade? Una ingerenza che si potrebbe ipotizzare se vi fosse un accordo in qualche modo delle parti, perché altrimenti diventerebbe una cosa anche abbastanza pericolosa, si rende sempre più necessaria da un punto di vista umanitario, perché ci sono necessità che ovviamente già c'erano prima, se si può dire che c'è un prima e un dopo. Figuriamoci in una situazione di confusione come questa, per quanto riguarda alimenti, medicine e cose di questo tipo, che devono essere portate alla popolazione, alla comunità che vive in Venezuela, cittadini o meno, e però appunto per entrare servono dei cosiddetti corridoi. Ecco, in tutto questo ovviamente ci sta anche un'altra cosa che un pochino è stata accennata da qualcuno, che potrebbe essere una specie di proposta di soluzione, cioè, e su questo ti voglio sollecitare, che una ipotesi di mediazione da parte del Papa, che ovviamente si è dichiarato ovviamente contro ogni tipo di violenze in questo senso, e potrebbe, si è detto, essere riconosciuto, diciamo, come persona. C'è stata anche un'intervista che ho visto su Sky, in cui Maduro stesso parla appunto di questa del Papa, insomma, come figura rappresentativa, e appunto non disdegna, certo, non un suo intervento, ma insomma ne fa propri, insomma, in qualche modo lo spirito, i principi e così via. Ecco, tu che ne pensi? Va bene, allora andiamo per ordine dei punti che mi hai Sì, posto, poi se salto qualcosa, certo.
Ci sono persone che seguono liberi.tv quando mi fai le interviste e considerano che mi sai guidare molto bene, quindi tu permettiti di Grazie, grazie a interrompermi. queste persone, sono molto grato di questo riconoscimento. Bene, dunque, la prima cosa è la frode elettorale. Ricordati che anni fa abbiamo fatto un intero programma su liberi.tv spiegando che nel Venezuela la frode elettorale è istituzionale, costituzionale, tecnica, elettronica e soprattutto andiamo al quinto punto, se lo vogliamo isolare, demografica. Per cui in 8 giorni organizzare un registro elettorale fedele ai venezuelani e stranieri con cittadinanza venezuelana che abbiano veramente il diritto di votare, e veramente in 8 giorni penso che neanche mandrake il mago, come diremmo in Venezuela. Questo è importantissimo anche perché di questo Tribunale Supremo di Giustizia di cui ti ho parlato all'inizio, che vive nell'esilio, si chiama così. L'ha dato, oltre ad aver condannato l'illegittimo Maduro per corruzione con il caso Odebrecht, che pure su liberi.tv abbiamo parlato di quello moltissimo tempo fa, non si conosceva nemmeno questa impresa, ecco, l'ha dato l'ordine di eventualmente elezioni manuali. Ora, un'elezione, elezioni che devono essere conteggiate manualmente, e questo, guarda, Aires Ven non riesce a non vedere in questo una macabra manovra per continuare a mantenere Maduro lì, che adesso è un usurpatore, si può dire, del potere, perché lui prenda solo la seconda parte dell'articolo 233 per giustificare la sua situazione. Il secondo punto che mi hai detto è su questa ingerenza. Sicuramente hanno annunciato che sia nelle frontiere col Brasile che con quelle a Colombia ci sono già ingenti quantità di materiale per entrare e favorire questo aiuto umanitario. Quindi però c'è un grande elemento di ingenuità nella misura in cui si è fatto un chiamato alle forze armate perché potessero permettere il canale, diciamo, fisico perché questi aiuti possano arrivare alla popolazione, ma abbiamo visto Maduro con praticamente una schiera di generali dietro di lui, abbiamo parlato tante volte della Guardia Pretoriana, abbiamo parlato tante volte dei paramilitari, che normalmente li chiamano collettivi, noi no, e quindi a questo punto saranno già pronti, faccio la domanda per non peccare di ingiusto giudizio, saranno già pronti per derubare tutto questo e poter alimentare le affamate truppe venezuelane, perché quei poliziotti che abbiamo visto alla televisione italiana o quei militari che reprimevano un po' le manifestazioni con quell'uniforme nuovissima, bianca e grigia, fortissimi, saranno loro parte dei 2.000 cubani medici che sono arrivati da poco? Sappiamo benissimo che nel Venezuela, il Venezuela è un paese occupato, non se ne parla dell'occupazione soprattutto cubana e sappiamo, le abbiamo detto, 4 eserciti vivono lì con i terrorismi islamici, convivono, e le guerriglie colombiane e la presenza di rappresentanti di alto livello dell'ETA. Ora, Kofi Annan aveva proposto questo percorso da ingerenza umanitaria, anche semantica e linguisticamente, in un'equipo con il quale lui ha portato avanti questo concetto, perché dice ingerenza, ok, ti ricorda un'azione militare, per arrivare al concetto di protezione alla persona per regimi che non vogliono e non possono difendere la propria popolazione. Probabilmente questo tema è caduto nell'oblio, su questo tema Aires Ven l'aveva esposto all'undicesima marcia per la libertà dei popoli oppressi, che
ha organizzato Vincenzo Lita di Società Libera e che tu hai registrato completamente. Quindi ti sarà interessato approfondire questo punto. Il terzo punto che mi nomini è proprio il Vaticano. Scusate, ok? Ecco da quanto tempo noi per Liberi TV, Gianni, abbiamo denunciato l'ingerenza ossigenante del regime venezuelano, della tirannide, perché è veramente una tirannide, del Vaticano, è da moltissimo. Noi vorremmo sapere i soldi dei corrotti venezuelani, 600.000, adesso si parla di 600.000 milioni di dollari. Noi una volta parlavamo di 300.000, bene, saranno saliti ovviamente, e quindi quanto c'è nello IOR? Cioè, lo IOR è ripulito da tutto questo? Sono domande che possiamo indirizzare a Fittipaldi, a Nuzzi e ad altri che hanno fatto grosse ricerche sugli aspetti più bui della faccenda del Vaticano. In più, quanti venezuelani girano attorno a Bergoglio? Gira il Papa Nero e un venezuelano, Arturo Sosa. Recentemente dicono che il secondo o terzo potere dentro è un altro gesuita venezuelano. Quindi, diciamo, conoscere certe verità, soprattutto su ciò che sta nello IOR, probabilmente non conviene, a nessuno. In questo momento noi crediamo che ci saranno anche nelle generazioni future giovani, adulti o anziani che vorranno portare avanti per sollevare le lapidi dietro le quali ci sono queste verità. Quindi non li hanno potuti lapidare. Diciamo questo. La quarta domanda forse è quella dell'esilio, che è una No, proposta. aspetta, adesso ci Ah no, arriviamo. No, ok. vabbè, Allora bene, sono rimasta con queste tre. No, ma non era una domanda, era soltanto un commento. Ci stava Trump che era appunto subito un Vabbè, appoggio. Trump si è sempre Cremlino interessato. ha detto appunto che contro ogni ingerenza, insomma, è una questione che sta, dobbiamo vedere i venezuelani. Mentre invece, ovviamente, tu stavi accennando una cosa che ti avrei chiesto adesso, appunto, che era una ipotesi di soluzione che ricalcava già un'idea che era stata di Marco Pannella per quanto riguarda le vicissitudini in Iraq per salvare in qualche modo Saddam Hussein, che era quella appunto di un esilio, di un modo insomma, per lui era inizialmente per quanto riguarda la proposta di Marco Pannella anche per i suoi vicini, insomma, i suoi familiari, i suoi affetti, insomma, per evitare quello che poi era prevedibile che sarebbe accaduto ed è accaduto, che poi è stata appunto l'esecuzione. Ecco, ed è una proposta che è stata ripresa, è stata fatta proprio dal Partito Radicale Transnazionale, ovviamente, e riproposta in questa occasione, cioè è possibile proporre questa cosa per quanto riguarda Maduro, evidentemente facendo una prognosi che sia Maduro la parte ormai soccombente, ecco, dando per scontato questo. Io poi non so se forse è un passo un po' più lungo della gamba dare per scontato questo, però ovviamente se si può evitare questo tipo di memorie che abbiamo, che poi vengono su anche memorie anche italiche di, diciamo, dittatori poi appesi a testa in giù, insomma, queste ritorsioni, queste vendette che sono veramente pongono, diciamo, già nei nuovi regimi che nascono, ecco, una tara, perché voglio dire, nascere da una cosa con un atto simile è già, insomma, una cosa abbastanza inquietante. Ecco, tu la ritieni una pratica possibile, quella di un salvacondotto per Maduro, per poterlo in qualche modo salvare? E secondo te è attuale, nel senso, ma Maduro non è che sia ormai già dato per scontato? Scusa, per spacciato, no, per contatto. Sì, va bene. Certamente una cosa che bisogna pensare noi qui, noi su liberi.tv e Airesven, è che diciamo, Maduro non ha più, è come
Si potrebbe pensare metaforicamente in un abstractum, lui non ha più la protezione né di vita né orizzontale del suo potere. Perché la domanda giusta che si è, o la domanda, non diciamo giusta, ma la domanda che si è posta a Iresven è: quale potere è dietro Maduro? È quella è la cosa veramente importante, perché il Venezuela, l'abbiamo detto molte volte, è un narcostato, ma è anche, non è che è colluso con la mafia, è in sé uno stato mafioso per le sue caratteristiche. Quindi chi ha creato, ne abbiamo parlato, addirittura abbiamo una volta analizzato l'uccisione di due generali con il cartel del Sol e del cartel dello Sole e il cartel dello Flore, i due discendenti della prima, la chiamano la prima combattente, quella che è con la moglie di Maduro, e ha due figli o due consanguini in un processo negli Stati Uniti per droga. Quindi sicuramente, l'abbiamo pure detto, loro sono prigionieri dentro il Venezuela e probabilmente una di questi cartelli sta predominando, ma è proprio, sai, dietro le quinte, sottovoce, che potrebbe proprio essere Deosdado Cabello, a cui Maduro il 4 febbraio, che sai che celebrano il golpe di Stato del 4 febbraio 1992, fallito di Chavez, bene, lo ha chiamato e gli ha detto: ah, Deosdado, dove sei? Ecco, noi abbiamo bisogno di indire delle elezioni per rinnovare l'Assemblea nazionale. Quindi non so se la Mogherini vuole prendere queste elezioni per buone, però questo ti fa capire come sia difficilissimo capire la situazione del Venezuela. Anche perché un governo di transizione, che cosa vorrà dire? L'unico possibile governo di transizione è una dittatura feroce della legge, in una condizione in cui magari bisogna darsi persino fino a 2 anni di tempo, perché 18.000 bande armate, l'abbiamo detto, magari sono molti di più, ma tempo fa, 18.000 bande armate, lo sprane. Che questi sono queste persone detenute con un nome terribile, persone che sono ritenute nate per assassinare, che sono, abbiamo pure detto, i famosi bambini della strada del signor Chavez, che ha permesso assolutamente questa degenerazione antropologica del popolo venezuelano quando gli è stato rubato in grandi masse la sua propria dignità. Quindi di fronte a questo sicuramente pensano che accordarsi per un continuismo, questa è la possibilità che possono vedere queste organizzazioni internazionali assieme all'opposizione traditrice pseudo-stalinista completamente o leninista come concetto, nata per sostenere il regime. Come sempre abbiamo detto, i tre fattori socioentropici della tirannide: odio, menzogna, terrore, più questi qua. Ora, noi non parliamo di pacifico, noi parliamo di non violenza. È indubbio che proporre un esilio nel senso allora di cioè garantizzare la vita, garantizzare tutti i diritti umani e poi garantizzare una giustizia giusta, questo per persone ragionevoli che si possano trovare in un punto tale che possono veramente rischiare la vita in un modo brutale in qualsiasi momento, potrebbe essere. Ma non so onestamente, la proposta è valida, anche Airesven l'ha ripetuta come proposta di Marco Pannella per l'Iraq, però
perché ricordati che il primo viaggio che ha fatto Chavez, penso che ti avevo mandato la foto di Saddam Hussein con Chavez in una macchina, quando era un viaggio vietato dalle Nazioni Unite, non era permesso appena lui si è insediato nel potere. E quindi lì, diciamo, questo paese così altamente pericoloso, non solo per un aspetto nucleare, ma per un aspetto di penetrazione dell'islamismo attraverso tutta l'America Latina, è stato molto guidato da Chavez e i suoi amici islamici. Adesso Maduro ha inviato 900 milioni di dollari in oro alla Turchia, ha nominato la Turchia colui, colei che deve valutare le risorse, ma non sappiamo quanto esce. Degli aerei russi che sono partiti, si sospetta che sono partiti con dei lingotti d'oro. Nella zona dell'Amazzonia distrutta c'è l'eccidio degli indigeni. Cioè, non è che un governo di transizione tu arrivi e ti trovi in un territorio di 912.050 chilometri quadri, 18.000 bande armate, l'Italia è la terza parte, ha 8.000 comuni e questi si frammentano in poteri della criminalità, che ovviamente riesce a fare una piramide in escalata di organizzazione, perché neanche. Se la politica non dorme, neanche la criminalità dorme. Beh, questa è una, diciamo così, una sintesi un po' sconfortante, però è realistica, perché insomma, se non le sai tu, insomma, come stanno queste cose lì in Venezuela. Però a questo punto io ti chiedo, ci sta un qualcuno di credibile, secondo te, che potrebbe proporre una sorta appunto di e organizzare, avere l'autorevolezza per organizzare, il seguito per organizzare una fase di transizione in senso più ampio possibile, parlando, una fase di, ecco, per esempio, allora, l'ONU, ecco, sull'ONU, tu che cosa, perché l'ONU ovviamente, loro avrebbero, l'ONU ha, insomma, in qualche modo la competenza in questi casi, diciamo, principale a livello globale per mantenere la pace, ovviamente, e l'incolumità delle persone, ovviamente. Ecco, Gutierrez, che cosa ne pensi di lui? Bene, io veramente da quando è stato nominato ho considerato che garantiva un continuismo della partitocrazia a livello di ogni singolo paese ed in più, diciamo, di non democrazia e non promozione di democrazia in nessun modo, perché se tu pensi che insomma, a capo dei diritti umani c'è l'Arabia Saudita o a capo dei diritti umani delle donne o c'è Cuba, eccetera. E poi, bene, solo un ricordatorio che la Mogherini ha definito Cuba una democrazia, un solo partito, quindi non permette queste cose, indubbiamente hanno una maggioranza, per cui quella proposta di Marco Pannella dell'Organizzazione delle Democrazie forse veramente è ancora brillante, visionaria, in piedi e ha portavoci con moltissima umiltà a Airesven e così. Noi non crediamo in questa situazione, soprattutto perché non crediamo che il dialogo di vendere ancora di più nuovamente la speranza e il coraggio, perché il popolo venezuelano ha avuto coraggio, ha dimostrato un altissimo livello di civiltà, ma anche di non violenza in tantissime occasioni. Perché è vero che i ragazzi lanciavano qualche, insomma, panno con la benzina, però si difendevano con scudi di cartone. L'assassinio di Oscar Pérez non è stata una cosa facile dopo che si era arreso e quindi contro ogni diritto di guerra. Nel Venezuela, ecco, io a questa domanda tua rispondo con una situazione che sta nell'oblio o nell'oscurantismo, perché non se ne parla in nessun modo che il Venezuela comunque ha covato una resistenza. Questa resistenza
soprattutto per quello che dico la nuova Venezuela nata l'8 ottobre 2012, perché lì molti gruppi, molte persone si sono coagulati in gruppi di resistenza, perché ha iniziato un processo di coscienza che questa opposizione non avrebbe mai portato il paese ad una vera democrazia liberale, uno stato di diritto col rispetto dei diritti umani, laica, federalista, decentrata, come sempre diciamo. Quindi esistono altissime personalità, e qui io a te dico, come ho detto in un'altra intervista che mi hanno fatto e non è ancora pubblicata, dove ho detto Aire Svein, per esempio, tiene nelle sue persone che lo costituiscono due almeno personaggi di altissimo livello che potrebbero essere chiamati per almeno porre una considerazione, ma anche soluzioni, perché non è che non l'abbiamo, sì, l'abbiamo. Ci sono molti gruppi adesso, perché in 20 anni in cui la resistenza non si è mai sentita, non ha mai avuto un peso internazionale, ovviamente non solo si è frantumata, ma ogni tanto sorge un nuovo gruppo. Ma c'è da chi chiede la pena di morte con un'immagine feroce che mettere i 100.000 assassini, si calcolano loro che ci sono nel Venezuela, fila India e decapiti come hanno fatto i cinesi forse con i tibetani, o l'eccidio degli armeni, sarà successo una cosa orribile così, bene, da lì alle proposte di Aire Svein, che come tu sai molto bene, non abbiamo mai avuto il tempo di spiegare cosa era il progetto Paese Venezuela riconciliata attraverso un'Assemblea nazionale costituente originaria che non abbiamo mai potuto Sì, elaborare, ma l'abbiamo lanciato da Rebibbia e abbiamo detto alla nona marcia per la libertà dei popoli oppressi di Società Libera Vincenzo Litta, al sottosegretario allora degli affari esteri lì presente, Benedetto della Vedova, di cogliere, così come l'abbiamo invitato il Vaticano. Ovviamente non siamo stati presi ancora in considerazione, diciamo. Non ancora. Per essere completi, Blanca, Rebibbia per i più italiani, Rebibbia può essere sinonimo di un carcere. Ecco, contestualizza un po' sempre te, ah, va bene, con della vedova, grazie, in carcere, grazie. Sembrava degli amici di cella, così insomma. Va bene, da Rebibbia c'è stato il congresso del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Traspartito nel 2016, e lì Aire Svein partecipa perché la mia persona è iscritta, io sono iscritta, e ringrazio comunque tutti loro di darmi quello spazio, e io lì ho lanciato questa proposta. Non io, Aire Svein. Aire Svein è stato molto chiaro, noi abbiamo persino nella nostra umile radio, Radio Libertà de Venezuela, spiegato questo progetto. Oggi ci sono gruppi della resistenza molto avanzati, anche con delle personalità che come formazione politica sono molto valide, che potrebbero prendersi una giunta di governo o potrebbero probabilmente anche assumere una presidenza. Anche la persona che ha Aire Svein lo potrebbe fare, con altri tipi di progetto paese, ma sempre nella misura in cui c'è una questa restrizione di tempo necessario per instaurare una dittatura della legge, scusate che la chiamo così, ma è per far capire quanto il paese è devastato dal punto di vista della incostituzionalità. Difatti il lema pannelliano strage di legalità, strage di popolo è assolutamente dimostrabile nel Venezuela.
Con queste persone noi stiamo cercando nuovamente di dialogare, benché loro hanno piuttosto una ispirazione da filosofi e politici spagnoli, la nostra è più autoctona, e anche perché il Venezuela ha avuto un grande uomo, Francisco de Miranda, che parlava già di separazione degli stati, perché aveva conosciuto Lafayette, il suo nome è iscritto all'Arco di Trionfo di Parigi, ed è stato anche negli Stati Uniti lottando contro gli inglesi, per cui ha conosciuto i padri della Costituzione nordamericana. Blanca, siamo in chiusura perché abbiamo fatto veramente tardissimo. E quindi volevo fare, poi dopo chiaramente ti do a te la parola con qualche parola di chiusura, un saluto. Però volevo fare come nelle grandi trasmissioni, preso in, diciamo, in preda a un delirio di onnipotenza, una segnalazione che riguarda un video che io ho visto che è molto interessante, di un reporter spagnolo che si chiama David Berlain. Che è andato in onda sulla 9, la 9 è un canale di Discovery Italia, e riguardava il fenomeno tristissimo dei sequestri lampo, soprattutto a Caracas, credo anche altrove, ovviamente in Venezuela. Si chiama Clandestino Venezuela, il business dei sequestri. È andato in onda il 30 gennaio alle 21:25, appunto su questo canale che si chiama la 9. Penso che sia, generalmente sono recuperabili su internet. Questo per quanto riguarda la segnalazione culturale, se così possiamo dire, che veramente adesso scendo dal delirio di onnipotenza e passo alle preghiere vere e proprie, laiche, ma pur sempre preghiere. Questi video che voi troverete a breve, il video di questa trasmissione con Blanca, si può sui social anche commentare, dite quello che pensate, dite quello così che si può anche instaurare un dibattito. E un'altra cosa che volevo dire è che Sven, nella sua attività di conoscenza, perché poi in realtà è un'attività di conoscenza tramite Libre TV, tramite magari anche altri che intervistano Blanca, riesce a fare, ha bisogno anche dei sostegni, di sostegni da un punto di vista tecnico, ok? La mettiamo così, Blanca, tecnico per quanto Va riguarda bene, i grazie, sì. collegamenti. Ecco, se qualcuno in qualche modo che facesse proprio appunto e a cuore avesse la causa venezuelana, perché Blanca di quello si occupa in modo spassionato da parecchi anni ormai, secondo me anche a rischio della propria incolumità, perché purtroppo certi regimi hanno anche dei tentacoli piuttosto lunghi, ecco, volesse e potesse dare una mano, sarebbe molto utile. Blanca è facilmente in qualche modo contattabile sui social tramite Libre TV, ma insomma è una cosa importante, perché purtroppo sembra incredibile, ma insomma in certe condizioni se è difficile entrare in contatto, non si riesce a far conoscere certe cose. Noi certe cose del Venezuela le abbiamo fatte conoscere grazie a Blanca, grazie a Libre TV, da parecchi anni. Mi ricordo la famosa frode elettorale, ne abbiamo parlato tantissimo tempo fa. Vado in chiusura dicendo soltanto a Blanca che dobbiamo in qualche modo risentirci per parlare anche di altre cose, delle forze armate, dei gruppi paramilitari, che cosa fanno, la fedeltà Giusto. o meno, della incredibile situazione economica, l'inflazione che è segno di una catastrofe generale. Insomma, ci sono parecchie cose che dobbiamo approfondire. Io ringrazio Blanca, le do la parola per un messaggio in chiusura. Va bene, grazie. Per Aires Ben, il lema de Aires Ben è conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, che sono parole di Gesù. Noi pure, diciamo come il profeta Osea, diciamo, il mio popolo muore per mancanza di conoscenza, quindi l'invito che vi ha fatto Gianni, prendetelo veramente come un fattore moltiplicatore di conoscenza altra. Aires Ben è un'alterità, quindi diamogli la possibilità di essere conosciuto e come ben dice Gianni, siamo sempre e sempre aperti al dialogo. Su Grazie, questo. Blanca Bisceglie, a Grazie a te. presto.